Alfred Marshall nasce a Londra nel 1842 e trascorre una parte importante della sua lunga vita nell'Inghilterra vittoriana, in un'epoca di stabilità e di sviluppo economico per il paese. La società inglese, però, in questo periodo presenta profonde lacerazioni, dovute soprattutto al grande divario esistente tra classi ricche e classi povere. La famiglia di Marshall appartiene alla piccola borghesia. Il padre è un impiegato di banca ed Alfred trascorre la sua giovinezza in un sobborgo londinese a stretto contatto con i quartieri operai più poveri. Grazie all'aiuto economico di uno zio benestante, a 19 anni va a Cambridge a studiare matematica e nel 1868 diventa professore di politica economica. Mantiene questa cattedra per circa 10 anni, fino al matrimonio con Mary Paley, sua brillante allieva e collaboratrice. Nel rispetto delle regole universitarie relative al celibato, è costretto allora a lasciare la sua posizione. Marshall torna a Cambridge nel 1884. Qui scrive Principi di economia, pubblicato nel 1890, testo che riscuote un grande successo. Oltre all'importante apporto scientifico, un suo fondamentale contributo a Cambridge è stato quello di creare un nuovo corso di laurea in scienze economiche, riuscendo così a rendere l'economia una disciplina accademica basata sul metodo scientifico e inaugurando una vera e propria scuola. Tra i suoi allievi più noti va ricordato John Maynard Keynes. Marshall si spegne a Cambridge nel 1924, all'età di 82 anni.